Ma certamente rispetto alle richieste della procura di 26 anni e mezzo, 16 anni non sono, sono comunque tantissimi, ma in ogni caso è una sentenza riformabile in appello, in Cassazione, si vedrà. Ma la cosa più importante era il rigetto della richiesta di arresto immediato, che era quella la cosa più pericolosa. Le sentenze possono sempre essere modificate, vedremo la motivazione quando la depositerà il Tribunale, però rispetto alle richieste che appunto aveva fatto la Procura della Repubblica, già è un risultato che si è riusciti a dimezzare quasi la richiesta, insomma, a ridurla di tanto. Come sta Francesco Scottino? Adesso è ancora influenzato, è ancora la febbre, perciò non è venuto, perciò non si è presentato stasera, però non l'ho ancora sentito, sono uscito quest'anno. Che dice, forse un onore gli è stato restituito, come chiedeva lui a se stesso, alla marineria italiana? Ma io credo di sì in ogni caso, però bisogna leggere la sentenza, la motivazione sarà molto importante, perché questa riduzione di pena rispetto alle richieste della procura già denota e delinea una diversa interpretazione da parte del Tribunale di tutte le circostanze. E quindi ritengo che sia determinante e importante vedere appunto la motivazione. Riconosciuta la responsabilità della compagnia, secondo lei, in parte? Ma certamente, insomma, per state riconosciute anche perché avete visto le condanne che hanno ottenuto le parti civili, quindi è chiaro che è stata ritenuta comunque responsabile in qualche modo, anche se, ripeto, dalla motivazione potranno emergere tutti elementi diversi per comprendere cosa effettivamente è successo. Battaglia legale che continua, Oliva, sì. Certamente, sì, una battaglia legale che continuerà nel futuro. D'altronde si tratta di un processo estremamente complesso sotto ogni profilo, quindi ogni valutazione è effettuata anche in grado di.